È in programma dal 15 al 17 settembre nel Museo di Pietrarsa l'evento The Green Symposium Napoli 2021, che ha l'ambizione di favorire l'incontro tra le istituzioni, le associazioni di imprese, i consorzi e i cittadini. Una 3 giorni di lavori dal ricco programma, con 14 appuntamenti, 70 relatori, 8 patrocini e un premio. L'attenzione sarà focalizzata sul meridione e il suo sviluppo in chiave green, i temi strategici dell'ambiente e del ciclo dei rifiuti, con un focus su emergenze infrastrutturali e proposte operative per colmare i deficit impiantistici del territorio. Saranno al centro del confronto tra istituzioni, imprese ed esperti del settore, con tavole e confronti. Alla conferenza stampa di presentazione il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, e il Vicepresidente della Giunta, Fulvio Bonavitacolo. In Campania stiamo lavorando molto bene, puntiamo a chiudere il ciclo entro il dicembre 2023 nel nostro territorio, quindi non solo evitare crisi ed emergenze, ma trattare, smaltire e recuperare i rifiuti dove vengono prodotti. Interventi tra gli altri di Mauro Delle Fratte, brand manager di Ecomondo, e Monica D'Ambrosio, direttore di Ricicla TV. Lanciare dei temi che verranno poi ripresi nell'appuntamento dell'autunno e creare un grande evento che nasce proprio nel suo nome, no? Un simposio dove comunque il dibattito viene proiettato anche a livello europeo, naturalmente, parlando del territorio e del sud, che sono nei prossimi anni necessariamente collegati al nord, perché il paese crescerà solo esclusivamente se il sud si riuscirà ad allineare anche al nord del paese, ma il nord del paese ha bisogno di questo allineamento per poter crescere. Creare un luogo di incontro, di discussione naturale tra le istituzioni, le imprese, le associazioni di imprese, i cittadini e da quest'anno anche le università. Il tema vero sul quale oggi hanno un po' tutti parlato è quello della formazione. Abbiamo sprecato troppe occasioni in passato, parlo dei fondi strutturali, dei fondi europei, non possiamo assolutamente sprecare quest'altra occasione, perché forse è veramente l'ultima di cui il Sud può disporre, quella dei fondi del Recovery Plan. Abbiamo i soldi, abbiamo i progetti, bisogna investire sulla formazione per vincere questa sfida e spendere bene tutti i soldi che l'Europa ci sta dando.